Le folle oceaniche caratterizzano quell'episodio. Ecco, come si arriva dal fascismo alla guerra? È un po' questo il discorso che vi propongo in breve. Visto che ne abbiamo parlato giusto in questa sede altre volte, invece di ripetere le cose che abbiamo già detto, che comincia addirittura con la Grande Guerra, quando pochi giorni prima del 24 maggio, fatidico, c'è una legge che affida al governo i pieni poteri. Subito dopo, durante il corso del conflitto, vengono descritte ampie deroghe ai regolamenti di contabilità dello Stato, che erano molto precisi e stringenti. Nello stesso tempo si arriva a ridurre il controllo della Corte dei Conti, che conosciamo bene e agisce ancora oggi. E in questo modo l'amministrazione dello Stato, nelle sue varie forme, riduce i rapporti col Parlamento, col potere politico, col governo, no? Accrescendo invece i propri margini di discrezionalità e autonomia. Per esempio, questo è il personale dell'ufficio, dell'Officina Locomotive Ferrovie dello Stato di Taranto, e notate subito il numero importante, numero che riconosciamo su scala generale in questi termini: da 339.000 dipendenti pubblici del 1 luglio del 15 si passa nel gennaio del 21 a 519.000, con una crescita dell'82%. E questo vuol dire che c'erano tante organizzazioni, tanti enti, tanti commissari che gestivano, con l'emergenza della guerra, i rapporti con le industrie, con i fornitori, con i produttori, senza nessun controllo, senza nessun obbligo e quasi, direi, anzi senza quasi, senza nessuna regola. Finita la guerra, finita l'emergenza, no? Il futuro Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, secondo un'impostazione di tipo liberale, dice: bisogna che lo Stato ritorni a fare lo Stato, non si interessi di economia, di industrie, di produzione, come era stato durante il conflitto, no? E quindi propone la riduzione di tutte quelle commissioni, quegli enti, eccetera, la riduzione dei dipendenti pubblici e il pieno ristabilimento dei controlli. Su questa linea si pone esattamente in contrasto un ministro funzionario del Ministero dell'Agricoltura, in seguito ministro delle Poste e Telegrafi, che si chiama, ve lo vedete lì, molto meno conosciuto, Vincenzo Giuffrida, il quale dice: no, anche se siamo in periodo di pace, bisogna che lo Stato mantenga, anzi accentui, il suo controllo sull'economia, perché l'Italia è un paese industrialmente arretrato e può superare i limiti rispetto alle altre potenze europee soltanto se lo Stato si fa protagonista. Come va a finire questo dibattito? Il fascismo prende il potere e sceglie una delle due posizioni che vi ho detto. E per essere brevi, basta che vi faccia vedere questa immagine tratta da un libro dove ho ricavato questi spunti, che dice: dal 1919, quindi ancora prima del fascismo, al 1943, l'anno dell'8 settembre, in Italia nascono 352 enti pubblici, 352 a disciplina singola. A questi vanno aggiunti 32 enti pubblici a disciplina di gruppo, tecnicamente si dice così, in pratica basta che io vi dica consorzi di bonifica, consorzi agrari, ordini professionali, patronati, aziende di soggiorno, enti fieristici, enti vari, provveditorati vari, viene fuori una pletora di enti che controllano tutto. Non solo, si capisce così che i dipendenti pubblici arrivano dai 500.000 che abbiamo visto nel 1921 a essere
oltre 1.300.000 nel 1943. E questo già dice molto di che cosa voleva dire o vuole dire il fascismo, al di là delle valutazioni politiche o ideologiche. E lo si capisce anche andando a vedere come erano costruiti questi enti pubblici, no? Questa è un'immagine dell'epoca, lo si vede dalla effigie del Duce in fondo alla parete, che vuol dire prima di tutto il capo ufficio. Il capo ufficio all'interno di questi enti è la versione funzionale, così burocratica, del Duce, del capo di governo, che ha l'autorità esatta con tutti i suoi subalterni che devono eseguire pedissequamente i suoi ordini, no? E già questo vuol dire molto. Il fascismo ci aggiunge di suo, perché non solo obbliga i dipendenti pubblici a prendere la tessera del partito, ma anche, vedete qua, dice che, leggo testualmente, non soltanto devono assolvere con scrupolosa regolarità i doveri specifici del loro ufficio, ma anche a esplicare sotto qualsiasi forma, con intima e convinta, sincera devozione dello Stato, quello che viene richiesto loro. Cioè devono essere fascisti fino in fondo. E già questo fa capire cosa fu il regime durante il ventennio. Non basta, perché c'è anche un ultimo aspetto che merita dire. No, questo è un decreto legge qualsiasi, e non è importante il suo contenuto. Quello che invece è importante, l'ho evidenziato in colore, è il fatto che dietro c'era un testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ebbene, siccome durante il fascismo il Parlamento viene prima esautorato, poi sostituito dalla Camera dei Fasci delle Corporazioni, cioè perde ogni identità politica, ogni capacità di intervenire, dicendo testo unico, in questo caso del 1931, vogliamo dire qualcosa che non è una legge, o meglio, è anche una legge, così come era uscita dal Parlamento magari prima ancora dell'avvento del fascismo, ma è un testo unico integrato da decreti, circolari, decisioni, delibere dei singoli ministeri che mettono insieme la loro volontà con la legge uscita dal Parlamento. E questo lo si capisce bene, no? Leggendo le frasi che vi propongo. I vari ministeri risultano oggi, e qua tra parentesi vi dirò fra poco qual è la data esatta di quell'oggi, ma lascio anche intendere che possa essere molto più recente. I vari ministeri risultano oggi un groviglio di funzioni non sempre definite e più spesso ancora sovrapposte, le quali complicano il più semplice svolgimento della più semplice pratica. Bisogna chiedere a più uffici, a più autorità, a più enti che presiedono alla stessa identica cosa. Aggiungo che frequentemente tali interferenze vengono eliminate e le pratiche vengono risolte sulla base di una comune e ormai corrente contrattazione privata, vale a dire scambio di favori personali e circolazione di denaro, ovvero corruzione, ovvero favoritismi, ovvero, e purtroppo gli esempi anche della cronaca più recente ci fanno capire cosa vuol dire questo discorso. Discorso che, ripeto, ha a monte i 352 enti, ha a monte i testi unici dove i ministeri decidono tutto senza nessun controllo, hanno a monte una burocrazia che non è pensata per il cittadino, è pensata per se stessa, per il capo ufficio, per la propria organizzazione, per la propria struttura. E come capite sono discorsi che possono andare anche molto vicini ai nostri giorni. Ebbene, quello che vi ho letto risale
al discorso di Carlo Scorza, nuovo segretario del Partito Fascista, del giugno 1943. Ha detto esattamente le cose che vi ho detto adesso. E visto che parleremo tra poco dei massacri del Grappa, no? Dietro a questi massacri c'è anche una figura emblematica che spiega cosa volevano dire questi intrallazzi, questa corruzione, questi interessi privati, ed è quella segnata dalla freccia, ovvero Innocenzo Pasuello, che era a capo della Brigata Viva Fagione di Vicenza e che aveva proprio il controllo di tutto il territorio che va dalla Val Brenta fino alla Valle del Piave. C'è tutta una storia che qua vi risparmio: condannato a 9 mesi di reclusione per falso in un foglio di licenza, lui era orfano di padre, morto durante la Grande Guerra, viene a fare 9 mesi, poi esce dal carcere e migra in Francia, si diploma in ingegneria, una formula che non è proprio una laurea, torna in Italia, è assunto dalla Regia Aeronautica come capo tecnico, si iscrive al Partito Fascista e vede quanto spazio, quanti soldi, quanti interessi circolano attorno agli uffici del Ministero dell'Aeronautica. A quel punto il passo molto facile è quello di aprire lui una fabbrica che realizzi prodotti da vendere al prezzo non certo di mercato, ma quello che interessava a lui, ai suoi ex compagni di lavoro, no? Realizza questa fabbrica che faceva sistemi di puntamento per bombardieri, giusto Lorenzo? Quando c'è la Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi vogliono prelevare tutto questo materiale prezioso, i tecnici, per portare tutto in Germania, e lui invece sposta manodopera e attrezzature a Marostica, all'opificio che esiste ancora adesso. E la scelta di continuare per la Repubblica di Salò deriva dalla coincidenza tra il suo interesse di imprenditore e la storia che vi ho già detto. Tanto per dire, ci sono anche altri esempi che così mi permettono di essere nei tempi che mi hanno dato gli altri autori del libro. Esempio questo qua, il CR-42 Falco, che entra in dotazione all'aeronautica alla fine del 1930, prodotto in migliaia di esemplari dalla Fiat, no? Ma se guardate bene, c'è il pilota all'aria aperta con lo svolazzamento dei foulard, il carrello fisso, l'aereo biplano, praticamente è una copia, forse ammodernata, dell'aereo del Barone Rosso della Grande Guerra. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che quel capo ufficio che ha deciso di scegliere questo aereo aveva altri interessi che non erano la qualità o l'efficacia militare. Se prendiamo quest'altro esempio, è il campionato nazionale di carri veloci, cavalli e motocicli. Prego Lorenzo, osservare con attenzione l'immagine. No, siamo nel giugno del 1935 e vediamo cosa è questo campionato, che poi non ha avuto gran seguito, però ci fa capire di che cosa si tratta. Sull'addestramento, ma
magari possiamo essere d'accordo, ma sull'equipaggiamento certamente no, perché questi carri erano stati pensati per essere piccoli, stretti e leggeri, in modo da andare su per le mulattiere e difendere le Alpi, le trincee. Avevano una corazza ridotta che resisteva ai colpi di fucile, non certo di cannone. Avevano una mitragliera che non era neanche brandeggiabile, era fissa, per cui molto vulnerabile, e quel che è peggio, consumavano un'infinità e dovevano essere equipaggiati con varie taniche di benzina che potevano mettere soltanto sopra il cofano, e quindi pensate in che condizioni venivano a essere usati questi mezzi. Ecco, ma anche qua è una fissazione di qualcuno che, senza avere confronti o controlli, decide qualcosa del genere. Torniamo velocemente al 10 giugno del 40, vincere vinceremo, no, questo dice il manifesto, scrivono i giornali, lo schieramento è enorme, 271.000 soldati sulla stretta frontiera con la Francia, siamo ai primi di giugno e quando viene dato l'ordine dell'attacco i risultati sono questi, andate a vedere, 631 morti, 37 quelli francesi, 2600 feriti, 42 quelli francesi, e quel che è peggio, 2151 congelati. Quindi pensate l'equipaggiamento, le dotazioni, figlie di quella storia dello stato burocratico che vi ho detto prima. Questo è un riferimento che già dice molto. Se poi andiamo a vedere gli altri episodi, in Albania la data scelta per l'attacco del 27 ottobre del 40, in corrispondenza all'anniversario della marcia su Roma, ma le linee rosse dell'avanzata italiana sono presto sostituite dalle linee nere della controoffensiva greca, che va molto oltre i punti di partenza. Se andiamo velocemente, perché potremmo parlare anche dell'Africa, e questo invece è sulle steppe della Russia, si ripete la storia di fretta, improvvisazione, impreparazione, incoscienza. Basta anche quest'altra immagine per dirci in che condizioni andarono a combattere i nostri soldati in Russia. Il risultato è ben evidente, qua lo leggete: per trasportare il corpo d'armata alpino in Russia sono stati necessari 210 treni, per portarlo indietro 17. E quel che è peggio, oltre a queste sconfitte sul piano militare del fascismo, che aveva parlato di guerra fin dall'inizio, educato alla guerra tutta la gioventù, c'è anche da aggiungere il fatto che i bombardamenti colpivano le città e il regime era incapace di farvi fronte, non aveva mezzi, strumenti, capacità, anche se i primi bombardamenti erano stati fatti dagli italiani, i primi a teorizzare l'importanza dei bombardamenti erano stati gli italiani. Un ultimo passaggio veloce. Questo è il discorso dal cinegiornale Luce del gennaio del 43. Tobruk è appena caduta e Stalingrado sarà tra breve conquistata dall'Armata Rossa. Sono sufficienti queste immagini per dire che tutto il Parlamento è d'accordo, applaude qualsiasi cosa dica il capo dell'esercito, no, colui che aveva il comando delle truppe, che aveva fatto le scelte
tragiche che abbiamo detto adesso. Risultato, il re cerca di scrollarsi di dosso questo abbraccio che si stava rivelando mortale e nomina Badoglio capo di un governo che oggi diremo tecnico. Nascono nello stesso tempo i partiti antifascisti, rinascono e si arriva così all'armistizio col quale l'Italia esce dalla guerra, credeva, no? In realtà i tedeschi avevano previsto tutto, avevano mandato più divisioni perché prevedevano questa scelta dell'armistizio e il risultato della presenza tedesca è la Repubblica Sociale Italiana, che tradotta dalle nostre parti vuol dire a Possagno, no, a Paderno, a Crespano, a Bassano, vari enti, vari ministeri che nella previsione che Roma dovesse cedere, cosa che accadrà il 4 giugno del 44, erano stati rapidamente spostati a nord, no? E i bandi graziani pongono questa domanda: e tu cosa fai, giovane del 23, 24, 25? Quelli che vengono costretti, magari con la forza a entrare nelle formazioni di Salò, vengono addestrati in Germania, no, e portati a luglio del 44 in Italia, ma non contro gli alleati, in buona parte i partigiani. Partigiani che sul Grappa erano organizzati in queste quattro formazioni, no? L'Italia Libera Val Brenta, l'Italia Libera Val Piave, Matteotti e Gramsci Montegrappa. A giugno, oltre alla caduta di Roma, è da registrare due giorni dopo lo sbarco in Normandia e l'ulteriore avanzata che arriva ai primi di agosto a Firenze, ma poi si blocca sulla linea gotica, anche perché, vado a concludere velocemente, nel frattempo l'alto comando alleato aveva immaginato proprio lo sbarco in Normandia, dando meno peso all'Italia e alla penetrazione dalla penisola italiana verso Berlino. A quel punto i tedeschi hanno davanti queste zone che vedete più colorate, che sono occupate dai partigiani, vogliono a tutti i costi tenere libere le vie di comunicazione per rifornimenti, per manovre e per eventuale ritirata, mandano a Bassano tutta una struttura per capire, parlando adesso del Grappa, quanti, come erano organizzati, dove erano i partigiani, e qua ritrovati i nomi che abbiamo detto prima: Battaglione Montegrappa, Brigata Garibaldi, e poi tutto l'elenco continua, datato 26 agosto del 44, pochi giorni prima del rastrellamento. Il rastrellamento è preparato, arrivano truppe scelte, il parroco di Fonzaso, perché tutto il Grappa viene circondato, scrive: dovunque soldati armati, in gran parte ex prigionieri russi, entrano spavaldi nelle case, chiedono prepotenti vino, alcolici, minacciano, fanno paura. Le requisizioni, le ruberie di vestiti, di viveri, di oggetti di ogni sorta sono all'ordine del giorno. La popolazione terrorizzata si tappa in casa. E pochi giorni dopo, questo è il massiccio, circondato da 147 km di strade asfaltate, e inizia il rastrellamento, il 20 da nord-est e il 21 da sud-ovest. È l'operazione Piave. I rapporti di forza sono all'incirca di 8 rastrellatori contro un partigiano. E così si arriva al discorso sui massacri nazifascisti a sud del Monte Grappa, del quale parleranno adesso gli autori del libro. E allora mi correggo. Adesso passiamo la parola al professor Capovilla, che entra un po' nel merito qua anche di Bosso. Prego, professore. Io sarò molto breve.
in modo da lasciare ai due ricercatori l'illustrazione del loro lavoro, che è stato estremamente accurato sul lato sud, sulle conseguenze che ha avuto il rastrellamento del grappa sul lato sud del massiccio. Voi sapete che l'attacco è avvenuto da tutti i lati del massiccio, della Val Brenta, dal lato di Seren, dal lato del Piave e meno, diciamo, insistente dal lato sud. Sul lato sud erano collocati una serie di posti di blocco condotti dalla Brigata Nera di Vicenza, fondamentalmente guidata dall'ingegnere Pasuello, di cui si è parlato prima, e poi nell'ultimo tratto invece era presente la Brigata Nera di Treviso. Bene, l'attacco su tutti questi lati, soprattutto sul lato nord, sud, sul lato nord, est e ovest, noi l'abbiamo definito come l'attacco del martello e in modo da costringere le formazioni partigiane a spostarsi verso e sganciarsi verso il lato sud. Sul lato sud ogni 100 metri erano costituiti dei posti di blocco, quindi i partigiani che non si sono sottratti alla cattura sul massiccio sono stati presi soprattutto nella zona a discesa del massiccio, quindi lungo il lato sud. Ecco, questi partigiani in gran parte presi con le armi in pugno sono stati fucilati, altri sono stati impiccati, altri ancora sono stati deportati in Germania, e poi vedremo in maniera più dettagliata il lavoro che è stato fatto di ricerca. Io vorrei soffermarmi soprattutto su un aspetto che per anni non è stato mai approfondito fino in fondo, quello della deportazione in Germania, anche perché questo fenomeno interessa soprattutto i nostri comuni, il comune di Borso e il comune di Crespano, cioè molti di coloro che non sono stati fucilati, che non sono stati impiccati, sono stati deportati in Germania, sono stati portati a Dachau, prima a Bolzano, poi a Dachau e poi da Dachau distribuiti in vari campi, sottocampi. Su questo non si è saputo niente fino all'inizio degli anni 2000, quando abbiamo avuto dei contatti con associazioni antifasciste, antinaziste tedesche, che ci hanno invitato a vedere dei campi, dei sottocampi, soprattutto lungo il lago di Costanza, dove sono finiti molti partigiani, ex partigiani, deportati da Semonzo, da Borso, da Crespano, da Fieda, da Possagno, eccetera. E ci siamo resi conto quindi che una parte consistente dei partigiani sono morti in quei campi, e anche perché deportati politici, quindi col Triangolo Rosso, sono stati costretti a dei lavori pesantissimi, a turni di lavoro di 12 ore al giorno e una settimana e 12 ore di lavoro di notte, fino praticamente all'esaurimento delle forze, con, sappiamo, un'alimentazione molto, molto scarsa e soprattutto insufficiente dal punto di vista delle energie per far fronte a lavori pesantissimi. Molti di loro sono stati costretti a scavare vere e proprie gallerie per internare macchinari che venivano colpiti dall'aviazione alleata, e quindi sono morti in questi campi. Ecco, se voi abbiamo scoperto soprattutto a Uberlingen addirittura l'elenco all'entrata di un cimitero vicino a Uberlingen, a Birnau, l'elenco di coloro che sono morti, e ci sono alcuni caduti di Semonzo, altri di Crespano, altri di Fieta, eccetera. E quindi ci siamo resi conto che c'è tutto un capitolo, che è quello dell'internamento, della cattura, del processo dell'internamento poi in Germania e della morte di stenti e anche di tifo, perché poi a marzo del 45 si sviluppa un'epidemia di tifo e molti muoiono. E allora noi troviamo, nella ricerca che è stata fatta, abbiamo elencato anche i nomi e le schede, le biografie di questi morti, di questi caduti in questi lager della Germania, in maniera che
ci rendiamo conto che anche questa è stata una delle conseguenze del restauramento del campo. Ecco, io mi fermerei qui, poi lascio la parola a loro. Ma poi nella ricerca vengono fuori alcune altre cose interessanti, per esempio che fra i fucilati della pedemontana del lato sud ci sono una ventina di carabinieri e alcuni di loro abbiamo scoperto che sono stati non sono stati individuati a suo tempo ed erano classificati come ignoti. Da ricerche che sono state fatte in occasione di questo lavoro abbiamo individuato il nome, il cognome di alcuni di loro, molti di loro erano meridionali, quindi probabilmente non sono stati individuati soprattutto dalle famiglie, per cui a loro è stato detto caduto sul Monte Grappa e qui finiva un po' la loro vicenda. Ecco, questo è un altro aspetto molto interessante, quindi i deportati, i carabinieri e poi una serie di altre vicende che sono state sottolineate nella ricerca che riguardano soprattutto le conseguenze per i rastrellatori. Conseguenze per i rastrellatori praticamente che si sono risolte in alcuni casi con pochi mesi di condanna nel dopoguerra. Noi nel 2008 abbiamo trovato a Firenze circa 2500 documenti che testimoniano i processi che si sono tenuti nelle varie province di Vicenza, di Treviso, di Belluno, eccetera, e abbiamo quindi ritrovato tutta una serie di documenti e di testimonianze che ci fanno capire che un processo realizzato a Firenze significava che non andavano i testimoni, che i giudici praticamente, non essendo del territorio, non erano coinvolti più di tanto anche dal punto di vista psicologico e emotivo rispetto ai responsabili, quindi praticamente molti di loro sono stati assolti, altri ancora hanno avuto, fra i restauratori, hanno avuto delle condanne assolutamente, assolutamente risibili. Ecco, anche questo dobbiamo dire, insomma, la ricerca lo mette in evidenza, che non c'è stata giustizia per coloro che sono morti, che sono stati impiccati, sono stati fucilati nella pedemontana, nel lato sud, che ha visto il maggior numero di vittime del rastrellamento del campo. Lascio la parola a loro, grazie. C'era Lisa Frison, è una lettera del giovane Ciriotto Sebastiano di Endera Lerba, che il 29 settembre del 1944 scrisse dal campo di concentramento di Bolzano una lettera alla sua famiglia, che poi sarà l'ultima lettera che scrisse ai suoi familiari, e poi morì nel campo in Germania, in un campo di concentramento nel maggio del 1945. Se posso dire, Giliotto è uno dei sette residenti, giovani partigiani residenti alla guerra, e quindi a confini con Sant'Eulalia, che sono stati catturati il 23 e 24 settembre e poi mandati, portati in Germania. Uno di loro, Giliotto Sebastiano, riesce a far filtrare, non sappiamo in che termini, riesce comunque a far arrivare a casa un biglietto con scritto in matita che abbiamo riportato all'interno del lavoro di ricerca, dove lui spiega quali sono le condizioni e cerca di consolare i suoi familiari e dire: guarda, non ci troviamo in cattive condizioni, speriamo di tornare presto. Nemmeno si immaginava dove sarebbe finito. Lui finirà prima a Dachau o finirà in uno dei sottocampi di Dachau e non tornerà più. Quindi è importante questa testimonianza, appunto, perché è di uno che è stato catturato, è stato portato in Germania e poi non è più ritornato. Insieme a lui altri sei e sono residenti alla guerra. Praticamente ogni famiglia della guerra è stata toccata da questo controllo capillare che i restauratori hanno fatto anche nelle nostre contrade. Bolzano, 29 settembre del 44. Carissimi genitori, vengo a voi con questa mia lettera fandovi sapere la mia ottima salute, così spero di voi tutti. Cara mamma, mi dispiace di aver lasciato mio papà in quelle condizioni. Quando sono partito si è messo a piangere, ma che si dia coraggio, che fra poco speriamo di vederci ancora. Dunque, io voglio sapere qualche
della famiglia. I miei fratelli dove sono? Sono andati via o sono a casa? Fatemi sapere qualche cosa. Cara mamma, mi dispiace molto essere venuto via senza avere neanche una passuta di mosto. Ma speriamo che venga a casa a bere una passuta di vino. Qui a Bolzano si troviamo molti compagni della guerra e sono Marcello Casette, Beppi Bolzan, Gidio, Zefiro, Nilto, Ioanni Lai, Gianni Bombo. Si troviamo tutti insieme e passiamo il tempo. Cara mamma, per via del mangiare non si sta neanche male. Mi dispiace di aver lasciato i cugini Beppi e Salino e tutti gli altri. Essi sono partiti per una destinazione e noi per un'altra. Fammi sapere qualche cosa, se hanno scritto, che allora potrò almeno scrivergli e mandatemi la direzione. Cara mamma, dimmi come va la campagna. La pioggia è venuta? Io spero di sì. Qua ha piovuto 2 giorni e il grano turco l'avete raccolto. E la vendemmia come va? Speriamo bene. Cara mamma, la sorella Bettina scrive. Digli che se può mi scrive, perché non vedo l'ora prendere notizie di voi. Vi raccomando di scrivere. Cara mamma, fammi sapere se il papà è ritornato a casa o è ancora via. Mamma, ti raccomando di scrivere questo e guarda di scrivere dentro nel foglio l'indirizzo. Ho terminato di scrivere. Vi scriverò più a lungo la prossima volta. Tanti saluti cari da tutti i paesani e un distinto saluto e un grosso bacione dal vostro figlio Sebastiano. Non aver pensiero di me. Tanti saluti e baci ai fratellini piccoli, piccoli e grandi, e specialmente alla nonna. Di nuovo, tanti saluti e arrivederci. Buonasera. In occasione del rastrellamento del Grappa, la zona pellemontana fu divisa, come ha citato il professor Capovilla, in sottosettori. In questi sottosettori vennero messi dei posti di blocco dove a presidio c'erano le brigate nere, la 22esima brigata nera fazione di Vicenza e militi della 20esima brigata nera Cavallini Treviso. Lo scopo era quello di arrestare coloro che sfuggivano alle maglie dei rastrellatori che puntavano cima Grappa. Una volta arrestati venivano condotti in appositi tribunali di guerra allestiti per affinché venissero effettuati i processi. Nella zona sud il tribunale di guerra di competenza era posto a Paderno de Grappa, mentre nella zona da Pederoba e Cornuda il tribunale di competenza è stato messo a Quero. Bosso de Grappa apparteneva al secondo sottosettore dove erano posizionati i militi della prima compagnia del primo battaglione della 22esima brigata nera fazione di Vicenza. Dalle sentenze emesse da tutti i tribunali di guerra sono emersi tutti gli eccidi che sono avvenuti nella zona sud del massiccio. Uno dei più grandi fu l'eccidio al Ponte della Gerla, dove vennero fucilati 7 partigiani. Questi erano Umberto Virginio e Attilio Bernardi, catturati il giorno precedente al posto di blocco di Fieta, Guerrino Ruini, riconosciuto a Crespano da una spia e condannato a morte, e Ferruccio Toniazzo, anche lui arrestato a Fieta il giorno precedente. Gli ultimi 3 erano Maurizio Bergamin, Annibale Biasion e Ferruccio Silvi. Ferruccio Silvi fu arrestato a Possagno assieme a Leo Menegozzo, che verrà poi impiccato a casa sua, proprio nel suo paese.
Annibale Biasino invece era l'unico che era stato arrestato alla guerra e poi giudicato a Palermo. A Crespano de Grappa si verificarono tre cidi. Il 22 settembre morirono quattro patrioti in località Caserta dei Cavassi. Erano Ilario Guadagnini, Aldo Torresan Ugo Simonetto, Aldo Bonali e Mario Callegari. Cercavano di raggiungere la pianura quando furono sorpresi dai brigatisti che componevano il posto di blocco. Il 22 settembre in Maniglia Nota del Povolo subirono la stessa sorte Antonio Prevedello, Attilio Andreatta e Mario Vicini. Il 24 settembre in piazza San Marco vennero invece impiccati alle 7:30 del mattino il tenente Luigi Giannieri, che era comandante presso la brigata Matteotti a Cima Grappa, e alla sera un marinaio ignoto che aveva il nome di battaglia Maciste. Nel testo sono anche riportati alcuni fatti che non riguardano il rastrellamento. Un esempio di questi fu la morte di Gian Jacopo Mantovani Orsetti, che avvenne l'8 di ottobre del 1944, quando, su previsione del rastrellamento, si era consegnato a Bassano e aveva accettato di arruolarsi presso la FLAC. Tornato a casa per prendersi le ultime cose che gli servivano, venne arrestato da alcuni repubblichini comandati da Italo Michelangelo Mercaldo, che era di presidio a Paderno del Grappa. Una volta interrogato e visto che i due suoi documenti erano in ordine, venne rilasciato con la scusa di essere accompagnato a casa, venne scortato dei militi. Giunto a 50 metri da casa sua, venne freddato con una raffica alle spalle. Passo la parola a Paolo, che continua con... Con Paderno. A Paderno venne una sparatoria il 22 settembre del 1944 presso il ponte Grando de Crespano, parte di Fietta. Quando cinque partigiani, di cui tre carabinieri, cercavano di scendere le grappa, si imbatterono nel posto di blocco in un'osteria del vicino e ci fu una sparatoria dove tre di loro furono uccisi sul colpo, uno fu ferito e uno rimase illeso. Questo illeso, Ferruccio Toniazzo, era poi fucilato alla guerra, come già nominato Roberto. E gli altri sono stati uccisi sono Giovanni Moretto, 21 anni di Romano, Eraldo Durigutto di Venezia, Antonio Gonzo, 28 anni di Isola Vicentina, e Luigi Carlo Inghirami di Massapoania, che è quello che è rimasto ferito, poi però è stato finito sul posto. Come esecuzioni, dopo un processo c'è stato a Paderno solamente Vial Silvio, nome di battaglia Vento, un 19enne appunto di Paderno, appeso in centro del paese e rimase appeso per tre giorni. Invece a Bossagno ci fu un caso di sparatoria in cui il 22 settembre morì questo giovane Domenico D'Albroi, di 21 anni, che non era un partigiano, ma era stato forse costretto, forse invitato dai partigiani che scendevano a grappa a fargli da guida. In località Cioppe, che è a ovest del centro di Bossagno, cercando di passare sotto il ponte, furono visti dai brigatisti che spararono. L'unico che rimase colpito mortalmente fu il giovane D'Albroi. Invece, come esecuzione in Bossagno ci fu quella di Leo Menegozzo, che la cui storia è legata a quella di Angelo Ceccato di Onè di Fonte. I due, che erano sottotenenti di Alpini e di Fanteria, erano stati catturati a Cavaso e a Pieve di Cavaso furono interrogati, poi portati dentro il campanile della chiesa di Pieve di Cavaso, serviziati, catturati per avere informazioni, e dopodiché Malconci, nel negozio, fu mandato a Paderno, al Tribunale Speciale.
dove fu giudicato condannato a morte, però nella notte poté passarla a casa a Possagno per intercessione del parroco. Mentre Angelo Cercato ebbe minor fortuna perché fu mandato via Morassulti a Montebelluna, dove vi era un comando delle SS italiane e anche dell'aeronautica tedesca, e fu ulteriormente torturato fino a, poi passò lì la notte. Il mattino dopo, il 23 settembre alle 6 di mattina, da un camion lo prelevò Cercato, andarono fino a Possagno, prelevarono il mio negozio. Dopo una tappa a Crespano arrivarono a Onè di Fonte, dove venne l'impiccagione di Cercato davanti alla sua casa, che venne anche data alle fiamme, con i genitori costretti a guardare. I suoi fratelli più giovani scapparono perché erano renitenti alla leva, per cui non potevano essere catturati, perciò il padre di Angelo fu portato sul camion per essere sequestrato. Il camion proseguì poi a Possagno, dove davanti a casa di Leone Negozio venne la stessa identica procedura. Anche qui i suoi fratelli scapparono, quindi il padre di Leo fu catturato assieme al padre di Angelo e portati a Treviso per 5 giorni, finché non si fossero presentati i rispettivi figli più giovani. Ora, per interrompere un attimo questa serie di brutte morti, sentiamo alcune poesie, tre poesie scritte da chi vi parla, che verranno lette da Bene Bonin e da Lisa Frison, le prime due si ispirano liberamente ai fatti appunto avvenuti tra Possagno e Onè di Fonte. Tutte si ispirano a questi fatti in pratica. La terza si ispira al fatto che molti rimasero appesi al pubblico rodiglio tutta la notte durante il coprifuoco fino al giorno dopo. Prego. Fuggono gli stormi, abbaiano i cani, tacciano le cicale. Le fiamme divorano i muri silenti e il fumo occulta le ombre. Il vento lugubre fischia e scuote vite appese e rese al cappio della rabbia. Tra gli olmi e i gelsi nessun canto si leva, solo di foglie cadenti so del prematuro lamento. Ecchi di settembre, l'aria tiepida e dolce, l'odore di mosto e uva e un nuovo fermento, ma fino ai filari di vite e i campi di Gran Turco un urlo irrompe e spezza la pace. Rispondono i corvi. La montagna tace tra gli ultimi fumi. I colli sembrano nasconder paure. S'agitano nella stalla le magre vacche. Qualcosa è successo. Uno strano silenzio avvolge il paese. Un crepitio insolito si leva col vento. Corre disperata verso la campagna, la nina inciampando, le mani sul volto, gridandomi, scappa, o ti si morto. Il coprifuoco. E alla sera si stringe la brezza, s'avvolge la foschia attorno a sagome immobili, in attesa, il disumano spasimo fisso dei volti. Non è del plenilunio il biancore, non è del gelo la rigidità. La paura che distanzia dai vivi, il terrore, l'angoscia bassa e feroce, il tremore. Rosari e bestemmie si levano da voci sommesse, nascoste dietro a balconi di speranze. Il coprifuoco è uno sguardo avvilito, impotente. Con Caravaggio del Tomba
inizia la giurisdizione del Tribunale di Guerra di Quero. Cavaso ha assistito all'esecuzione di 13 martiri. In località Mirago, il 24 settembre, vennero impiccati Milton Drighetti, catturato in Val del Muro il giorno precedente, e Girolamo Binotto, impiccato di fronte a casa sua, che poi fu data alle fiamme. In località Pieve, il 23 di settembre, venne impiccato un marinaio ignoto, si presume proveniente dal distaccamento di Barbon di Vedelago, dove c'era un presidio in cui venivano caricati dei bossoli di bomba per essere poi portati a Castelfranco Veneto per essere rimessi in servizio. Il giorno successivo venne impiccato sempre in piazza il carabiniere Ermenegildo Metti. In località Canezza si divide in via Molinetto e via Roma. In via Molinetto vennero impiccati Gilberto Carresso, di 16 anni, di Romano del Zerino, il carabiniere Carmine Di Innocenzo, 26 anni, di Magliana dei Marsi, e Marcello Zilio, anch'esso di Romano del Zerino. Poi ci fu anche l'esecuzione di Guerino di Segna, 26 anni, di Romano del Zerino, e del carabiniere Giuseppe Ruggero Laboragine. Attualmente sul poggiolo dove fu impiccato questo milite risulta la parola sconosciuto. Mediante delle indagini siamo riusciti a risalire alla sua vera identità. In via Roma vennero impiccati Matteo Scalco, 24 anni, di Bassano del Grappa, e il suo amico Michelangelo Arcona, di 22 anni, di Grottaglie, provincia di Taranto. Successivamente subì la stessa sorte Giuseppe Ardito, un commerciante di 30 anni di Trieste, e Alfredo Ballestin, il cavallo del Tomba. Pedaroba. Allora, Pedaroba piazzetta Sant'Antonio, è quella che vedete nell'immagine, sotto l'arco, già prima del rastrellamento, il 19 settembre, fu, dopo due giorni di interrogatori, fu impiccato secondo tonnellaggio. Invece durante il rastrellamento, il 25 settembre, non molto distante, via Roma, fu appeso Luigi Giacondo Conte, nome di battaglia Serpe, 18enne di Romano. Sempre via Roma, più in centro a Pedaroba, furono impiccati il poggiolo di un palazzo Romeo De Bortoli, Fiore, 19 anni di Feltre, residente ad Arden, e Natale Zancanaro, nome di battaglia Feroce, solo 17enne, di Incino di Arsia. Il primo Romeo De Bortoli, nel luogo dove è stato appeso, all'inizio vi era una targa con scritto soldato, un partigiano ignoto, che di recente è stata sostituita con il nome di Romeo De Bortoli. Onivo di Pedaroba, il 27 settembre, è stato appeso avanti il municipio Giovanni Moncellini, Lucio, 22enne di San Nazario. Mentre la mattina del 25 settembre, vicino alla chiesa di Onivo, fu appeso Arcisio Simeoni, nome Rosso, nome di battaglia Rosso, ventenne di Cittadella. Insieme a lui, quella mattina, altri sei partigiani partiti dal Tribunale di Quero, trasportati dal Tribunale di Quero, furono impiccati appunto nei paesi oltre a Onivo, anche a Levada e Cornuda. Quelli di Levada furono Pietro Rivirosa di Segna, di Romano, in via Gabriele D'Annunzio, e poco più avanti, vicino al passaggio a livello, il vescovese Antonio Giuseppe Mascotto. E gli altri quattro appesi a Cornuda furono Luigi Camazzola, ventenne di Romano, e a fianco lui, sullo stesso terrazzo della palazzina poco prima del semaforo di Cornuda, Attilio Fondrini, di Olmo Aprembo, però originario di Romano. Poi davanti all'asilo, allora asilo adesso municipio di Cornuda, a un palo della luce è stato appeso Giocondo Giglio, 18enne di Romano, orfano di entrambi i genitori,
che ancora si conserva il palo all'interno del monumento che lo ricorda, a Cornuda. E infine Angelo Battista Garavelli, chiamato Rio, aviere della FLAC di Romano Lombardo, è stato appeso a un palo davanti alla stazione dei treni di Cornuda. E fino a poco prima era un partigiano ignoto che adesso ha un nome e un cognome e una foto. Andiamo avanti con Quero. Quero si trova nella Pedemontana, si trova nella zona est, lungo il Piave. Però abbiamo tenuto in considerazione perché qui c'era uno dei 5 tribunali speciali, da cui partivano i condannati che poi sono stati impiccati a Cavaso, Pederoba, Cornuda e nella stessa Quero. Oltretutto Quero era una zona strategica importante perché era al confine tra la Repubblica Sociale Italiana e da una parte e dall'altra c'era l'Alpen Forland, che erano le province di Trento, Bolzano e Belluno, appunto, che erano in mano ai tedeschi. E infatti c'era proprio il confine sulla vecchia Feltrina che passava in centro a Quero. Qui in piazza Mazzini furono appesi 3 ex carabinieri che erano della stazione di Quero, passati i partigiani, e sono stati appesi degli alberi di acacia. Giulio Orazio Bonvino, chiamato Marchetto, ventenne di Santa Maria Capo Vetere, Caserta, e Angelo Armano, ventenne di Cimitile, Napoli. Entrambi poi sono arrivati al capestro perché traditi da un ex commilitone, un attendente che era invece un fascista convinto. Con loro è stato appeso anche, fino a prima ignoto, Agostino Schirò, di cui però non abbiamo molte altre informazioni al momento. Poi fu anche fucilato un soldato alleato, il fuciliere sudafricano Gesh, davanti al muro del cimitero, nella notte del 25 settembre. A Scrivegni, frazione di Quero, ebbe a condividere un fatto in comune con Borso, quello dell'incendio del paese. Qui l'incendio venne il 22 settembre in pieno rastrellamento, furono bruciate una 60 di case, quasi tutte, tranne la chiesa e 2 abitazioni, che sono state usate dai tedeschi come comando tattico. E questo perché nella Scrivegni vi era un comando di una compagnia del 3° battaglione della Brigata Matteotti, Brigata Partigiana di Cimagrappa. Inoltre la brigata aveva qui a Scrivegni anche una Santa Barbara, cioè un deposito di armi nero falciatico della mitragliatrice, prima di arrivare in paese lungo il torrente De Gorzo. Questo è il luogo, il monumento dove sono stati falciati, che si trova appunto lungo le rive di questo torrente. E adesso, questo abbiamo concluso alla fine il giro dei caduti. Adesso sentiamo altre 3 poesie, di cui la prima si ispira appunto a quest'ultimo fatto avvenuto lungo il torrente De Gorzo. Prepotente e leggero, scorri De Gorzo, giovane e impetuoso torrente, spazza via l'impietoso uomo, gratta sui sassi aguzzi gli assassini tristemente assorti dai sussulti di terrore, purifica all'infinito ciò che d'un sol colpo lordiamo col sangue. 2 volte Ramo pianocchi e smarriti, il pensier turbina la madre, l'amorosa. Perdoni o condanni dalla porta tra i 2 mondi i tuoi carnefici deliranti. La tua unica libertà, la corda, non regge alla vergogna e alla passione. Si lacera in un tonfo, ti lascia terra. Contorto. Tu stai, sei ancora alle porte. Il boia implacabile con fredda abitudine dalla terra ti riporta lontano. Lo guardi distaccato come se tutto ciò non ti riguardasse. Ma i suoi occhi fuggevoli ti schivano e ti schifano, e centinaia di occhi attorno supplicano, urlano silenziosi,
inascoltati, costretti a fissare l'ignobile spettacolo della morte che dovrebbe una lezione insegnare. Brandelli di dignità cadono come lacrime interrotte di pietà. Strozzata verità che ascendi a questo etere colmo di inconsolata incomprensione. Abbandonati alla tua rinnovata libertà. Certo siete, fratelli. Non più lo stesso. Ci dividono gladi e coltelli. Ad ognuno il suo fardello. Io non ti conosco e non avrò pietà di te, fratello. Io volevo fare due piccole osservazioni prima di passare la parola a Lorenzo Rossi, che approfondisce un po' il discorso dei, soprattutto dei deportati, perché da Borso c'è un consistente numero di deportati, Sant'Eulalia, Borso, Semonzo, e quindi vale la pena di approfondire anche questo aspetto. La prima cosa che volevo dire è, si riferisce a quanto aveva detto prima, mi pare Meggetto, relativamente all'esecuzione del nipote del dottor Mantovani, Nino Mantovani, 20 anni, studente di medicina, scende da Campocroce, si rifugia a Bassano, con la mediazione del parroco di Crespano si consegna ai fascisti, e i quali gli garantiscono l'arruolamento nella sanità e quindi l'incolumità, anche perché chiaramente i fascisti devono molto al dottor Mantovani, il quale ha, come primario dell'ospedale di Crespano, aveva assistito molti di loro, alcuni di loro feriti durante l'estradamento e anche successivamente. E, però c'è anche un altro studente di medicina che viene colpito negli stessi termini in cui è stato colpito Nino Mantovani, ed è Tarcisio Ferrarese, studente di medicina anche lui di Palermo, 20 anni, era passato negli ultimi mesi con la brigata Italia Libera a Campocroce, e a un certo punto, a seguito di un tentativo di assalto all'istituto Filippin da parte dei partigiani, un assalto che fallisce, la sua famiglia, la famiglia di Ferrarese, viene accusata di aver ospitato i partigiani la sera precedente e quindi di essere corresponsabili dell'attacco all'istituto. Ebbene, quella famiglia praticamente viene distrutta, perché viene arrestato il padre, che era claudicante a seguito di una ferita subita negli Stati Uniti per motivi di lavoro, e viene portato a Treviso e abbandonato in una cella senza addirittura alimentazione. La sorella viene arrestata e dopo alcuni giorni di prigionia a Treviso viene deportata in Germania. Un'altra sorella riesce a scappare e si rifugia a Cimarrampa con i partigiani, e Tarcisio Ferrarese pure cerca di scappare, eccetera. Viene praticamente non riescono a catturarlo. Il giorno 13 ottobre, tre giorni dopo l'assassinio di Mantovani, scende a Paderno per partecipare ai funerali della madre, però lo sconsigliano di farsi vedere perché è ricercato, si tiene nascosto. E il pomeriggio del giorno 13 ottobre, mentre si sta spostando da casa sua, che era l'albergo San Giacomo, verso l'istituto Filippin, viene colpito da una raffica di mitra, cade a terra, lo soccorrono, per fortuna lo soccorrono quasi immediatamente, lo portano dentro l'istituto, Monsignor Filippin, che allora reggeva l'istituto, chiama il dottor Mantovani, arriva un'ambulanza, lo portano in ospedale, ha 14 pallottole nella schiena, un braccio, il braccio destro completamente frantumato dalle pallottole della raffica, due raffiche di mitra che aveva subito, e Mantovani, il dottor Mantovani lo salva praticamente. Tarcisio Ferrarese si salva,
finita la locura da Mantovani, nonostante egli fosse presidiato dalle Brigate Nere, quali naturalmente volevano sopprimerlo, ma non ci riusciranno, e alla fine della guerra praticamente chiede al rettore dell'Università di Padova di trasferirsi dalla facoltà di medicina alla facoltà di scienze, si laurea in scienze naturali e per tutta la vita farà l'insegnante. Muore nel 2004, quindi due episodi finiti in maniera diversa per fortuna, però quella di Mantovani è stata un'esecuzione vera e propria, un assassinio vero e proprio, perché gli sparano alle spalle attraverso il muro dell'ospedale di Crespano, Ferrarese gli sparano alle spalle e addirittura gli sparano il colpo di grazia attraverso la bocca e la pallottola esce dalla mascella superiore e accendono con un fiammifero, cercano di vedere se respira e si accorgono e lui trattiene il respiro in maniera da far evidenziare praticamente la sua situazione di moribondo e lo lasciano, lo abbandonano, insomma, e si salva. Ecco, questo è un altro episodio. Noi a questa famiglia abbiamo dedicato nel 2012 una ricerca di Roberto Fontana, che ho curato e ho seguito in maniera molto dettagliata allora con Distresco di Treviso, ed è intitolato Una famiglia nella tragedia, estremamente interessante, perché poi ci sono tutta una serie di conseguenze dopo la guerra, in sostanza, relativi ai processi, perché i responsabili di queste esecuzioni e di tentativi di esecuzione sono stati poi processati e se la sono cavata quasi sempre con pochi mesi, insomma, di condanna. Io direi che poi tutta una serie di altre cose sono state curate in questi anni, quando abbiamo approfondito non soltanto il lato sud, ma abbiamo anche approfondito il discorso della Val Brenta, delle esecuzioni di Carpanè. Stiamo lavorando adesso sulla parte nord del Grappa e quindi quello che per anni non si era approfondito, non si era studiato in maniera dettagliata, adesso sta uscendo. Sono passati ormai quasi 70 anni e per fortuna però i documenti escono nomi e cognomi. Per esempio i posti di blocco della Brigata Nera sono contrassegnati da tutti i responsabili fascisti che hanno catturato quei ragazzi. Avete visto l'età dei eseguiti a Pederoba e a Cornuda e soprattutto a Cavaso, 18, 19, 20 anni. Come hanno fatto a individuarli come responsabili di chissà quali delitti, eccetera. C'erano infiltrati fra i partigiani tutta una serie di spie, i quali naturalmente a suo tempo avevano parlato e avevano indicato le eventuali responsabilità o gli eventuali impegni di chi si era arruolato fra i partigiani. E quindi le esecuzioni avvengono. In particolare le esecuzioni dei carabinieri sono particolarmente feroci, perché i carabinieri che dovevano in fondo seguire in fondo il sistema di potere, quindi non potevano passare coi ribelli, coi partigiani, erano particolarmente accusati quindi di tradimento e vedete che ce ne sono una ventina, insomma, fra gli eseguiti qua sul lato sud del campo. E il loro comandante, che è Luigi Giavieri, viene impiccato dopo inenarrabili sofferenze e torture all'interno dell'Istituto Filippin. Io ho potuto parlare con un protagonista che vive ancora in provincia di Brescia, il quale sentivo urlare questo tenente colpito ripetutamente prima dell'esecuzione. E l'esecuzione avviene in piazza Crespano una domenica mattina fra le 7 e le 8 e tutti coloro che si recano a messa, alla messa delle 8 o alla messa delle 9, sono costretti ad assistere a passare davanti, proprio hanno messo delle transenne e costringendoli a passare davanti al cadavere appeso del tenente Giardieri, insomma. Quindi un'esecuzione estremamente efferata. Quindi anche queste sono cose che emergono da queste ricerche che sono venute soprattutto in questi ultimi anni. Ed è importante che
abbiamo il quadro complessivo della vicenda del restauramento, perché per anni noi abbiamo partecipato a cerimonie, abbiamo partecipato a celebrazioni, però non si era fatta mai una riflessione, una ricerca storica approfondita, dettagliata, in modo da conoscere fino in fondo le varie vicende, soprattutto quelle che sono state le vittime, insomma. Che per quanto riguarda Borso sappiamo, a Borso non sono state eseguite delle fucilazioni o delle implicazioni vere e proprie nel territorio, sono state eseguite a Bassano, però la decisione è stata presa a Palermo, al tribunale di Palermo, e poi sono stati gli arrestati, sono stati poi implicati a Bassano. Però da Borso, da Sant'Eulalia, da Semonzo e da Borso sono moltissimi, sono molti, e sono le schede in questa ricerca, quelli che sono stati deportati in Germania e che sono morti nei campi di concentramento. E questa è una cosa molto molto importante, sulla quale eventualmente lascio la parola per la conclusione a Lorenzo Rossi. A lui dobbiamo molta della documentazione che ci è servita come base per approfondire per realizzare questo tipo di ricerca, insomma. Ecco, quindi se vuoi concludere, io vi invito a leggerlo, perché è una cosa estremamente interessante anche per il vostro territorio e per la vostra popolazione. Bene, grazie professore. Per me è l'onore e l'onere della conclusione, come sempre, di questo. E volevo ringraziare velocemente il gruppo Alpini di Casoni, perché questo è il 10° volume che pubblica. Quindi complimenti a questo gruppo che è veramente retto dal presidente e amico Armindo Di Segna, si dà da fare. Stiamo appunto lavorando su un altro volume che è il Nord del Grappa, e siamo ancora in cantiere con un altro volume, saranno 12 per completare tutta la collana. Questo qua. Secondo ringraziamento ai relatori e amici di cui godo la stima, che è il professor Tessarolo e Lorenzo Capovilla, e anche i due autori. Sarebbero 4 gli autori, ma 2 non ci sono questa sera. L'amministrazione comunale di Borso con l'amico Johnny e il professor Zilio Zigliotto, grande storico locale e sempre ci ha aiutato nelle ricerche. Se anzi poi vuole intervenire, ben venga. Quindi rientro un po' a bomba. Avete sentito prima i relatori parlare sempre, continuamente, di queste brigate nere, che cacciavano i nostri ragazzi che volevano sfuggire al reclutamento forzato della Repubblica Sociale Italiana. Ebbene, cosa succedeva? Succedeva che era una guerra fratricida, una guerra tra italiani contro italiani, perché i brigatisti della Fagion e anche quelli della Cavalin di Treviso, a essere onesti, erano tutti italiani, anzi, anche parenti, addirittura. Due erano fratelli, uno da una parte e uno dall'altra. Quindi questa assurdità deriva da una motivazione ben precisa. Quindi adesso devo fare un passo indietro. Dopo l'8 settembre 1943, in Italia, come avete sentito da Francesco Tessarolo, si viene spaccata in due. Da una parte c'è il fronte con gli alleati e gli anglo-americani, dall'altra parte abbiamo i tedeschi. E quel periodo là, ecco che avanzano in Italia con delle divisioni, e qua nel nord rimane una figura leggendaria. Si chiamava Rommel. Vi ricordate la famosa volpe del deserto? Ebbene, lui ha il compito da ottobre fino a dicembre 1943 di raccogliere tutti quanti i militari, occupare le caserme e quant'altro. Riesce a raccimolarne oltre 400.000. Altri tanti, sapete, che erano prigionieri chi dagli inglesi, chi dagli americani, si trovavano in India, veramente un disastro. Circa 1 milione di soldati c'erano in giro per il mondo, compreso anche mio povero papà. Mio papà venne catturato in Albania, in Grecia, con gli alpini, e poi venne internato in Germania. La Germania in quel periodo, che viaggiava molto male, come diceva anche Francesco, la guerra d'Africa è andata male, la Russia è stato un disastro, praticamente è stato un disastro ogni fronte nostro, proprio per le cause che diceva anche prima Tessarolo, l'impreparazione e quant'altro.
ecco, e anche la qualità dei nostri ufficiali, chiaramente, no? Cosa succede? Succede una cosa eclatante. I tedeschi, memori delle esperienze della Polonia, dell'Olanda, della Francia, della Grecia, dove abbiamo anche noi, colpa anche dell'esercito italiano, ci siamo insabbiati in Africa e hanno dovuto creare l'African Corps, quindi la Wehrmacht si porta in Africa. Siamo andati a finire in Albania e in Grecia, ecco che devono arrivare anche in Grecia a tirarci fuori da quei problemi enormi. Ecco, quindi la Wehrmacht come esercito era eccezionalmente preparata, anche tecnicamente, non entro nei particolari, se no mi servirebbe una settimana. Cosa succede? Succede che mandano i corpi di polizia. Visto che gli inglesi e gli alleati lanciavano delle missioni, come anche in grappa, per esempio qua noi ne abbiamo avute 92 di missioni di aviolanci, che istruivano i partigiani, li rifornivano di armi e in particolare di esplosivo. Questo succedeva in tutto il nord Italia, no? Queste missioni quindi erano sempre in collegamento via radio con la base alleata e quindi man mano che servivano gli aviolanci arrivavano gli aerei e quindi gettavano questi paracaduti con dei contenitori. Ecco che anche da noi è successo sul Grappa. Quindi cosa succede? Ci sono trovati i tedeschi a dover organizzare, memori delle esperienze passate, dei corpi di polizia. Loro non potevano toccare i militari della Wehrmacht o della Luftwaffe al fronte, sulla linea gotica. Non potevano neanche levare un soldato. Allora hanno creato quanto segue. Dice, prendiamo la provincia di Bolzano, di Trento e di Belluno e formiamo l'Alpenvorland, cioè un proseguo della Germania, usando le leggi e i regolamenti dell'amministrazione tedesca. Così è successo nel Triestino, dove c'era il litorale, no? Quindi vediamo un po'. Allora, il comando generale arriva a Verona, là viene istituito un comando della SS, SS si intende un corpo di polizia, il quale corpo di polizia erano praticamente non militari, ma erano dei politici militarizzati. Per esempio, avevamo il generale Gruppenführer, si chiamava Wolf, Carlo Wolf, classe 900, che era lui il comandante, il pilastro a Verona. Ecco che attorno a lui nasce un'altra sezione, la Sicherheitsdienst, che era il servizio di sicurezza all'interno della polizia. I reggenti erano quasi tutti laureati in legge, cioè, ma non militari, e non correva buon sangue tra la Wehrmacht e la SS. Tanto è vero che gli attentati a Hitler, come ben sapete, sono stati 23, l'ultimo il 20 luglio del 44. A un certo punto, a Verona, dice dobbiamo cercare di suddividere i comandi di questi comandi di polizia. Ecco che uno nasce a Bolzano, che sarà nostro competente proprio per rastrellamento del Grappa, dove c'era il generale che si chiamava appunto Brunner, Carlo Brunner. Nella zona di Trieste c'era un altro, si chiamava Globocnik Odillo, un altro generale sanguinario, spaventoso, reduce dai campi di concentramento della Polonia, Treblinka, Mauthausen e quant'altro. Quindi smontati questi campi arrivano in Italia nel Triestino, a sua volta sono senza personale. Ecco che allora in queste zone dell'Alpenvorland nascono dei corpi di polizia. Per esempio, nella provincia di Bolzano abbiamo l'Ordnungssicherheit, che era formato da quattro reggimenti, il famoso battaglione Bolzen, l'Alpenvorland, che ha lavorato anche in Grappa, nella parte nord. A Trento nasce il CST, il Corpo di Sicurezza Trentino, con 3.200 agenti, che saranno coloro che poi sono rimasti qua anche a Romano, tanto per dirci, eseguiranno le fucilazioni a Carpenè, che parlava prima il professor Capovilla. Velocemente ecco che arriviamo anche poi nei governatori. In questa zona di operazione Alpenvorland mettono un governatore che si chiamava Franz Hofer, era un avvocato anche quello,
Quindi c'era il governatore, il comandante della SS e poi c'era il braccio, veramente, che era l'ufficio T4, che era quello che eseguiva e faceva eseguire agli italiani, quindi brigate nere, alpini repubblichini, corpi di polizia vari, bande del Ministero degli Interni, la banda Koch, la banda Boleschini che stiamo studiando, tutte queste bande dipendevano sempre da Verona. A comandare queste bande, dopo Wolf, c'era il generale Aster. Arriviamo a lui perché? Perché adesso capirete il discorso dei nostri internati. Cosa succedeva? Quando c'erano questi rastrellamenti, che prima chiaramente ne ha parlato anche Lorenzo Capovilla e anche gli autori, chi veniva catturato e non era riconosciuto come partigiano o veniva catturato armato, veniva esecutato. Gli altri, con la fame che avevano di mano d'opera in Germania, nelle varie fabbriche, che erano quasi tutti in galleria, in caverna, ecco che serviva mano d'opera. Cosa succedeva? Ecco che allora a Fossoli, vicino a Modena, Carpi, nacque il primo campo di concentramento, Fossoli. Campo di concentramento era un insieme di casermette dell'esercito italiano, dove l'esercito italiano all'epoca deteneva dentro prigionieri tipo inglesi e americani, quindi prigionieri di guerra, affiancato poi al discorso degli ebrei. Ecco che anche a Fossoli comincia i primi internamenti di ebrei con le famose leggi marziali. Cosa succede? Che nel 40, verso la fine del 44, era agosto esattamente, Fossoli viene smontato in vista dello sfondamento della linea gotica. Ecco che allora viene trasportato a Bolzano, e l'abbiamo acquisito un sacco di informazioni. Questo campo di concentramento era a Gries, la località, ora non esatto dei quartieri, degli alloggi. Ebbene, là dentro, a campo di concentramento, sono passati proprio 11.500 persone, di cui 9.000 abbiamo i nomi. È da là che siamo riusciti un po' a risalire a tutta quanta questa nomenclatura e biografia. E sappiamo anche dei famosi 6 trasporti che quei treni li portavano in Germania, o Dachau o Mauthausen e i loro sottocampi. Per esempio Mauthausen aveva 94 sottocampi. Questi campi erano sempre vicini alle industrie, quindi viene coinvolto, tanto per farvi dei nomi, la Mercedes, la Daimler, la AEG, la Bosch, la Telefunken, cioè tutte fabbriche che ci sono ancora, però in quel periodo era stata fatta la conversione per costruire armi da guerra, e quindi aeroplani, mitraglie, armi, munizioni e quant'altro. Questo era il campo che interessa a noi. L'altro, più tristemente famoso, era Trieste, era la risiera di San Saba, che è un monumento nazionale oggi, no? Ebbene, anche là dentro, tutta la parte del litorale, quindi compresa anche parte della Jugoslavia, l'Istria, venivano appunto catturati, arrestati, e poi, man mano che si raggiungeva il numero, venivano appunto tradotti e deportati in Germania e anche in Austria. Questo era un po' il quadro che volevo chiarire, che fine, che strada che faceva la Valsugana. Quindi a Carpenè mi sembra, Francesco, che c'è ancora un vagone, ricordo, che è stato restaurato, messo là come sti vagoni cani bestiame, dove venivano ammassati sti ragazzi e quindi condotti verso Bolzano. I treni viaggiavano sempre possibilmente di notte per via degli aerei, perché avevamo sempre il problema dei bombardamenti noi. Non vi dico quante disgrazie, quanti morti civili che non c'entrano mai niente con la guerra, come succede adesso, bombardano. Anche adesso gli americani, mi sembra ragione, che bombardano. Ecco, quindi non cambia poco niente, però il risultato era sempre le persone civili che lavoravano. Quindi il treno partiva, saliva su, faceva la Valsugana di notte e si fermava, è scritto, nel comune di Mezzo Corona, in provincia di Trento. E là, quando si fermava e aspettava
che arrivasse il buio per procedere, ecco che le donne del paese regalavano dentro i finestrini delle mele, apfel, le mele dentro le mani. Quindi arrivavano su a Campobries, venivano accolti nella zona appunto dove era previsto l'immatricolazione, e quindi venivano muniti di una tuta bianca con una X sulla schiena, e veniva consegnato il Waffenfarbe. Cos'è? Era il colore, il famoso triangolo che diceva Campovilla. Per esempio, il rosso era un detenuto politico, lui sapeva già la fine che doveva fare, e così via. L'azzurro era lo stagio, poi c'erano gli zingari, c'erano gli ebrei, il rosa, quindi ognuno aveva il colore. Ecco, quindi sono partiti sei, li chiamavano transporte, che andavano sul verso Dachau. Questo è andato fino a febbraio 45, signori, Poi a causa dei bombardamenti i binari furono divellati, esplosioni paurose con gli americani che bombardavano gli inglesi. Quindi essi sono terminati. Ecco, là c'è una scena veramente toccante, quando che il vescovo Bourguignon di Belluno va a celebrare la Santa Messa dentro il lager. Il tenente comandante del lager, si chiamava Tito Carlo, acconsente. Wolf, che era Brunner, scusate, che era il comandante, non obietta niente, un generale della SS, e neanche il suo braccio destro della SD, che si chiamava Tirolf, ecco, un sanguinario. Tirolf aveva giurisdizione anche su Belluno e Feltre. Quindi tutti quanti questi decessi, questi arresti eccetera, dovevano passare sempre sotto la polizia tedesca, che però si avvaleva di italiani. Chiudo, attenzione, perché il battaglione Bozen che ha operato qua nel nord, los Landers e l'Alpenfoman, erano bolzaneni, provincia di Bolzano, chi più o meno anziano, più giovani, ma durante il periodo fascista gran parte erano alpini. Dopo l'8 settembre indossano la divisa tedesca, quella della polizia. Terminata la guerra, chi non aveva terminato il militare deve tornare a completare il periodo italiano sotto l'esercito italiano, rindossando la divisa alpino. Questo è andato avanti fino al 1951. Ecco, quindi pensate che razza di traumi sti giovani che hanno subito, no? Quindi è da considerare anche la scelta che dovevano fare. Se non andavi, come è successo ampiamente descritto qua dai relatori, c'erano i bandi graziani che dovevi essere fucilato se non ti presentavi, no? Quindi cosa faccio? Se mi presento mi mandano a sparare contro i miei concittadini, e ci sono le varie formazioni, come le Brigate Nere, come gli Alpini Repubblichini, come i corpi di polizia. E poi, attenzione, se altrimenti cosa faccio? Vado a fare il partigiano. Ecco, quindi nascono queste formazioni a supportare questi partigiani, questi giovani, che di politica penso ne capivano poco. Ebbene, c'erano sia le missioni inglesi che tutti quei nuovi partiti che erano usciti dopo l'8 settembre, quindi il Partito Comunista, il Partito Socialista, e si impossessano proprio di questi ragazzi. Abbiamo visto la cartina bellissima prima del Grappa, che era suddivisa, come diceva Francesco Tessarone, in quattro settori, ma quattro colori politici. E tutti pensavano al dopoguerra, perché oramai la guerra si sapeva già prima, ancora nel 1943, che era persa. Noi non siamo mai stati alleati con gli alleati dopo l'8 settembre, ma con belligeranti. Non ci siamo seduti al tavolo dei vincitori. Quindi, dopo questi fatti qua, ecco che dopo l'aprile del 45 vengono aperte le porte del Gries, del campo di concentramento di Bolzano, che letteralmente era Durchgangslager, attraverso Durchs in tedesco, no? Quindi attraverso questo lager poi trovavi la tua destinazione. Quindi dopo il 28, che era di sabato, aprile, vengono aperte le porte e tutti vengono a casa, più o meno chi a piedi, è da
rendere onore al Comitato Nazionale di Liberazione anche di Bassano, i quali metteranno a disposizione dei camion, i quali poi i camion porteranno verso Bassano e quindi distribuiti, come abbiamo trovato nei documenti, nei vari paesi. A Bassano, là dove c'è il bar Celsio, la gelateria, la cera funzionava, una mensa gratuitamente che serviva i pasti a sti ragazzi, a sti prigionieri. È riportato che su un giorno hanno servito 2700 pasti, per dire, no? Quindi vedete, subito dopo la guerra, disastro, bombardamenti, anche Bassano, bombardamenti a destra e a sinistra, non parliamo della Val Sugana, Cismona sul centro di Treviso, no, professore, oltre 2500 morti in 20 minuti vicino alla stazione, quindi erano bombardamenti, ma chi ci rimateva era sempre la popolazione civile. I colpevoli, e poi concludo, i colpevoli, le famose SS e SD, quindi dobbiamo vedere a chi è del ramo degli studi, la Sicarendien, cioè la SD, che aveva un uniforme per conto suo, differente dalla vera. E noi avevamo un sottotenente che era della SD, era qua a Strigno, esattamente a Roncegno, ecco, si chiamava Fulzinger, era un avvocato, anche quello. Ebbene, lui sarà presente a Bassano, piloterà tutto quanto il discorso dei tribunali, sarà presente anche a Feltre, dei documenti, chiamiamo, no? Ed era accompagnato da tre, arriva qua a Bassano, va a dormire al Cappellari, era accompagnato da tre sottufficiali che, guardate, erano trentini, non erano tedeschi. Quindi c'era un tedesco e il resto erano tutti italiani. Quindi abbiamo visto questa videata veloce, rapida e chiaramente forse non tanto precisa, però questo abbiamo raccolto. Adesso stiamo lavorando a nord del Grappa, perché là era Germania. Signori, a Quero c'era la Standa, dopo Quero era Germania, quindi per passare dovevi fermarti al posto di guardia, alla villa Forcellini, no, professore, dove c'era appunto la gendarmeria che ti controllava i documenti. Concludo dicendo attenzione, perché nell'Alperfora, in particolare Trento e Bolzano, non volevano nessuna Brigata Nera, non volevano nessun repubblichino, era vietato, e quindi accettavano solo i tedeschi. E là non ci sono stati quei problemi di partigiani, quei problemi anche di gravi fatti di sangue, Francesco, no? Non ci sono stati l'occupazione come da noi dei ministeri. A Bassano c'era il ministero dell'aeronautica, a Crespano quello dell'esercito, a Crocetta la corte dei conti, a Valdano c'era addirittura il ministero degli interni con tutte le famiglie dipendenti. In Bassano sono arrivati in 400, quindi da là dovete un po' entrare dentro anche con un po' di fantasia cosa è successo. Questi sono fatti che poi la storiografia non ha tanto riportato. Parlano più della prima guerra, gli eroi e quant'altro, capito? Che niente da togliere. Però questi temi che sono contemporanei alla nostra generazione sono successi qua da noi. Qui la storiografia ha un po' peccato su questi particolari. Comunque grazie a Francesco Tessarolo, presidente nazionale dell'Associazione Volontà del professore Lorenzo Capovilla e di chi parla, cerchiamo di portare avanti questi temi. E grazie anche alle due generose signore che ci hanno veramente allietato con le loro letture, che è sempre molto suggestivo. E quindi, se volete o avete qualche domanda, rinnoviamo la promessa per il prossimo anno, se ci siamo tutti, per il nuovo libro. Quindi adesso, se volete magari prendere una copia, visto che fa parte proprio di questa zona, è la nostra zona, non è? Abbiamo sempre cercato di, come progetto, di scrivere qualcosa del posto. A questo punto qua ringrazio tutti, se c'è qualche domanda siamo a disposizione. I libri li trovate là in fondo. Grazie a tutti ancora, grazie, alla prossima volta, grazie, assessore.